pensi che chi vive in una grande città trova lavoro. Buongiorno a tutti utenti di YouTube da Conoscitore Italiano. Oggi voglio andare a stroncare quello che è il pensiero comune di molte persone riguardante il fatto secondo cui chi vive in una grande città d'Italia o anche del mondo, degli altri paesi che sono al di fuori dell'Italia, riesca a trovare un'attività lavorativa, riesca a trovare un posto di lavoro. Va bene? Ecco, pensiero comune vuole e pone che quasi tutti vadano a pensare proprio che con molta facilità chi vive, per esempio, a Genova, a Torino, a Roma, a Milano e via di seguito, riesca a trovare un'attività lavorativa con una facilità incredibile o comunque abbia più vantaggi nel riuscire ad individuarla. Allora, io vi posso andare a garantire, vivendo in una città grande come Roma, Roma è una città immensa, quando cammino per la mia città ho addirittura paura di perdermi, no? Se uno abita a nord, ma centro, ma sud, ma est, ma ovest, si riesce a perdere. Al centro già questo accade di meno, perché il centro è collegato molto bene con le altre, con gli altri punti, con i punti cardinali nord, sud, est, ovest di Roma. Ora, perché la gente pensa questo? Cioè, perché? Per quale caspita di motivo, no? Una persona pensa che Roma, Milano, Torino, Genova, Firenze offrano molte più prospettive lavorative. Perché si pensa che, essendo una città grande, ci siano più posti di lavoro. È questo che molti pensano ed è sbagliatissimo. Perché non c'entra niente. Cioè, voi dovete andare a guardare, ad osservare le attività industriali, le imprese che esistono in una determinata città. Allora, dal punto di vista di quantità di imprese, dal punto di vista industriale, Roma si piazza molto male, nonostante sia molto grande, si piazza molto male. Dal punto di vista di aziende, comunque di industrie, per esempio, la città di Milano è piazzata molto bene, si piazza molto bene. Okay? Per quanto riguarda invece le città grandi, no? Come Napoli, no? Uno dice Napoli è una città grandissima, Napoli offre praticamente zero possibilità lavorative. Ma non lo dice Leandro, basta andare a vedere i dati, no? Diffusi sul web, basta andare a cercare, basta andare a informarsi, non è difficile, buon cielo e buon Dio, no? Genova ha una discreta quantità di aziende, comunque il nord è messo meglio rispetto al sud e al centro. Ma il problema di base è sempre quello. Il pensiero comune delle persone dice tanto: al centro si trova, a Roma si trova lavoro, quindi che faccio? Emigro da Palermo. Addio Palermo, vado a finire direttamente a Roma. Andiamo a vedere Roma com'è. Roma è una bella città, mi piace molto Roma. Però sicuramente troverò lavoro. E lì già capite, vi rendete conto che chi pensa questo sta sbagliando. Oppure il classico tizio napoletano, no? Sei andato con il cuore vado a Roma, perché voi andate a Roma. Il cuore mi porta a Roma, perché penso che troverò il lavoro. E chi pensa questo sbaglia. Sì. Ecco, la situazione lavorativa a Roma, per esempio, è drammatica. Voi trovate a Roma due tipi di lavoro: call center outbound, lavoro porta a porta, stop. Questo è quello che trovate. Se avete una laurea buona, magari troverete anche un lavoretto, ma sottopagato, cameriere a 600 euro. Ragazzi, il lavoro a Roma è una situazione brutta. Cioè, quello che trovate a livello lavorativo, a livello di paga, di stipendio, è un lavoro che ha uno stipendio sottopagato,
come anche moltissime altre città italiane. Quindi ormai il lavoro in Italia è qualcosa di inconcepibile. Mio cugino, laureato in biologia in un'università prestigiosa, Roma 3, è andato a finire dapprima in Olanda, no, dapprima in Scozia, Edimburgo, poi in Olanda, poi in Germania. Va bene? Eppure Roma 3 gli ha dato la laurea, Roma 3. La prestigiosa università Roma 3, Dipartimento di Biologia, ubicato in Viale Guglielmo Marconi, Roma. Ecco, questo è il mio cugino, sta a vivere in Germania. Volete quindi dare retta al vostro Leandrino? Dolce, bello e carino come un bambino? No, carino no. Beh, emigrate. Andate via dal mondo, dall'Europa. Andate via. Andate via da questo paese. Anzi, non in Europa. State sempre in Europa, però in altre nazioni. Ok? A Londra andate. Andate in Germania, dove ci sono molte più possibilità. In Olanda. In Scozia. Cioè, io purtroppo soffro di attacchi di panico. Morirò qui a Roma, appunto. Io cercherò di andare avanti. Per fortuna ho una casa. Ringrazio Dio, ho un tetto. Molto grande, una casa molto grande. Per fortuna vivo in una città grande che dà la possibilità di, diciamo così, di avere tanti turisti, tante persone, quindi io cercherò di diventare, sperando, un imprenditore, ma la situazione lavorativa è terribile, lo posso garantire. Punto e capo. Bene, dal vostro Leandro, conoscitore italiano, è tutto. Una buona giornata a voi, guardate che sole oggi a Roma, che incantevole sole che c'è oggi, incredibile. Una buona giornata a tutti, anche i zingarelli molto simpatici e belli canticchiano e gli posso scoppiare una gomma, gli posso. Bella, bella per voi, ciao.